rappresentare tutta la comunità e l'amministrazione comunale di Sedrina, ben consci della responsabilità che ci è stata affidata con il mandato affidato dalla maggioranza degli elettori durante le elezioni amministrative. Uno degli obiettivi che ci siamo appunto prefissati nel programma di mandato è appunto quello di poter riqualificare gli edifici scolastici che abbiamo. Noi, ecco, ricordiamo, abbiamo sia il nido, la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, che condividiamo ovviamente con Ubiale. Sicuramente, ecco, avendo anche questa richiesta dal punto di vista anche scolastico, è nostra intenzione riuscire appunto a partecipare ai bandi di riqualificazione di questi edifici. A livello demografico, rispetto appunto alla valle, abbiamo appunto una certa stabilità a livello numerico, questo perché appunto anche in questi 10 anni abbiamo sempre cercato di andare incontro a quelle che sono le esigenze e i bisogni delle giovani famiglie. Secondo noi c'è un problema abbastanza serio che potrebbe compromettere appunto il buon funzionamento del prossimo quinquennio legato a questa amministrazione. Dichiarazione di voti inerente al punto 1 all'ordine del giorno del Consiglio Comunale odierno, avente come titolo esame delle condizioni di candidabilità, elegibilità e compatibilità degli eletti. In qualità di consigliere comunale, la sottoscritta Lara Damiani, essendo a conoscenza e approvando l'azione intrapresa dai precedenti consiglieri comunali del gruppo di minoranza Lega Salvini, Lega Lombarda, che in data 5 aprile 2024 hanno depositato un esposto alle autorità competenti chiedendo accertamenti in merito a risposte ufficiali ricevute dal signor Alessandro Dario Conti e dottor Stefano Micheli, e che sempre lo stesso precedente gruppo consigliare in data 22 aprile 2024 ha inviato all'apposita commissione giudicante una documentazione inerente ad un presunto danno erariale richiedendone verifica. Tutto ciò premesso, la mia votazione non sarà e nemmeno potrà essere favorevole fin tanto che le autorità giudiziarie non si saranno espresse. Il parere che io do è che queste motivazioni si erano sicuramente allegate, ma secondo me non riguardano motivi di incandidabilità e leggibilità dei consiglieri eletti, perché fanno riferimento agli articoli riguardanti proprio agli articoli del testo unico della legge che riguardano applicazioni di cause di incompatibilità e incompatibilità. Ringrazio di aver fatto un esposto, perché è quello che deve fare la minoranza, deve controllare, non c'è nessun problema. Se avevo fatto qualcosa, sono il primo che vengo qui in consiglio a spiegare o fare degli atti che ho firmato e fatto. Quindi grazie, e fatelo anche più spesso se volete segnalare qualcosa che non va bene. Io Stefano Micheli giuro di osservare realmente la Costituzione italiana. Alessandro Botti, con incarico di vice sindaco, assessore al bilancio e tributi, lavori pubblici, urbanistica e ambiente. Loretta Molini, con incarico di assessore alle politiche sociali, politiche giovanili, sport e tempo libero. E personalmente, oltre a quanto non espressamente delegato, terrò le competenze relativamente agli ambiti politiche educative e culturali, polizia locale e commercio, protezione civile, relazione con le associazioni. Inoltre sono stati nominati i conseguenti consiglieri delegati che collaboreranno con il sindaco e gli assessori nell'espletamento degli incarichi politici. Ne do comunicazione così come previsto dall'articolo 16 dello Statuto Comunale. Danila Carminati, consigliere delegato alle politiche giovanili. Francesco Salvador, consigliere delegato alla biblioteca, politiche educative e culturali. Giorgio Ghisalberti, consigliere delegato al commercio, comunicazione e digitalizzazione. Luca Gotti, consigliere delegato agli spazi sportivi e barriere architettoniche,
sport, disabilità. Maurizio Fustinoni, consigliere delegato alle tariffe di bilancio e servizi, tempo libero. È stato fatto alcune interlocuzioni negli scorsi anni anche con altri comuni dove appunto transita la via Priula e io credo, ecco, e spero e confido ci daremo anche da fare insieme affinché si possa creare appunto una rete di intenti tra anche altri comuni per presentare anche un progetto magari anche sovracomunale, no? Per chiedere anche un finanziamento, perché ecco, è una via sicuramente molto molto interessante da poter riscoprire sia per la sua valenza e importanza storico-culturale, ma anche perché può rappresentare davvero un volano per sostenere il turismo nella nostra valle. Passava proprio sul ponte del Fagino, che è appunto un ponte del punto di fine 400, inizialmente costruito appunto in legno di faggio, come dice la parola stessa, e poi grazie al passaggio della Priula nel 500 fu edificato appunto in pietra. Ovvio che oggi è un patrimonio perché lo si vede dal punto di vista architettonico, una sua valenza, tra l'altro insieme agli altri ponti creano appunto il famoso intreccio che dà anche origine al simbolo della comunità montana. Ecco, quindi credo che sia importante sensibilizzarci tutti, anche come con altri enti, a far sì che questo recupero, questo mantenimento di questo bene architettonico possa avverarsi.